Ciao a tutti, sono Luca e vi mando questo messaggio da casa mia, nelle Marche. Ciao a tutti, mi chiamo Gabriele, vivo a Roma e ho 37 anni. Da qualche tempo ho investito una parte dei miei risparmi in Moneyfarm. Prima di farlo, ho passato diverso tempo a riflettere su come e dove investire. Ho scelto Moneyfarm perché l'ho trovato essere un servizio fra i migliori presenti sul mercato e che desse delle garanzie di indipendenza e anche di professionalità. E difatti devo dire che così è stato anche durante i momenti più difficili, quelli che stiamo vivendo tutti in questi giorni. La soluzione? Affidarci ad esperti che abbiano dato prova di serietà e provata indipendenza. Ecco perché io rimango in Moneyfarm, non certo a cuor leggero, non certo sicuro che tutto andrà bene come è di moda dire, ma perché sono sicuro che se non riescono loro a mettere al sicuro i miei risparmi, nessun altro ci sarebbe riuscito. Quello che ho pensato fare è quello di ascoltare quali erano i consigli del consulente personale, che fra l'altro erano sempre molto simili a tutte le cose su cui mi ero documentato tramite fonti autorevoli su cosa fare e cosa non fare in momenti come questi. Quello che sapevo che la cosa peggiore da fare era quella di vendere, di ritirare i soldi dall'investimento. Significa sicuramente perdere. Chiaramente il fatto di poter resistere, significa anche aver seguito i consigli che inizialmente il consulente di Moneyfarm mi aveva dato quando ho iniziato gli investimenti. Quindi la parte di capitale investito è una parte che so che avrei potuto, rischiare in una certa misura. Quindi in questo momento mi permette di ragionare in maniera lucida. E fra l'altro ho pensato che fosse il momento di aggiungere anche una piccola liquidità che permettesse di consolidare i portafogli di investimento. Sono cliente Moneyfarm dal 2013. Nella mia esperienza di piccolo investitore, piccolo risparmiatore, ho vissuto la crisi speculativa dell'anno 2000 e poi quella del 2008. E devo dire che in particolare nella prima, data la mia scarsa conoscenza e per il fatto di essermi affidato a consigli di improvvisati esperti, mi sono bruciato le mani. Questa crisi dovuta al coronavirus la vivo diversamente. Chiaramente ho avuto un bel impatto sui miei portafogli, ma devo dire che l'esperienza del passato mi ha aiutato. Anche il fatto di essere in contatto con il mio consulente Marifam mi rassicura. La crisi passerà e certo, ci saranno sicuramente dei cambiamenti, ma è sicuro che si tornerà a produrre, si tornerà a investire e il valore dei portafogli tornerà a salire. Il primo atteggiamento mentale da parte mia nei confronti di questa discesa violenta da parte dei mercati è comunque un po' di apprensione. Cioè, in effetti, la tentazione di mollare tutto e salvare il salvabile ci sta, però è un momento iniziale nel quale io magari posso essere trascinato dall'impeto, dalla volontà di fuga da tutto questo. Secondo me è fondamentale è la convinzione che è importante rimanere investito. Bisogna mantenere duro, non vendere in perdita, vuol dire dichiarare perdita, quindi rimanere investiti, cercando di far prevalere una visione di medio-lungo termine, non pensare alla perdita, ma pensare a quello che si potrà fare nel tempo. Mi ricordo una volta con mio padre, eravamo sotto il 20%, circa ci siamo detti cosa facciamo? Rimaniamo investiti, usciamo per limitare le perdite? Siamo usciti. Ho applicato, io ho deciso io di farlo, applicando una sorta di logica di stop loss e ovviamente non ho preso la decisione giusta. Però in quel momento mi sembrava che fosse così. Successivamente ci sono stati altri momenti come questo e in altri casi sono uscito, in altri casi sono uscito parzialmente, in altri sono rimasto, non ho fatto alcun movimento. Avrei fatto bene a non fare alcun movimento. Attualmente non sto facendo alcun movimento. Ho un po' di liquidità disponibile e
ho già investito in due tranche e penso di farlo, di entrare ancora per cogliere le opportunità che i mercati stanno andando a ribasso. Io non vi sto dicendo di fare altrettanto, ma quello che mi permetto di suggerirvi è: non prendete una decisione, affrettate, soprattutto in questi momenti in cui i media ci stanno bombardando di informazioni poco confortanti. So che le prossime settimane saranno settimane importanti. D'altra parte so che la storia economica ci insegna che momenti come questi di difficoltà ci sono sempre stati e che i mercati poi sanno come riprendersi. Anzi, spesso da situazioni del genere di estrema difficoltà acquisiscono nuove regole per consolidarsi e lavorare meglio. Quindi quello che ho scelto in questo momento è quello, la scelta è stata quella di rimanere con i miei investimenti e anzi consolidarli. Sono sicuro che questa sarà la scelta che nel lungo periodo ripagherà. Io direi, teniamo duro, dobbiamo essere forti, ce la faremo e auguro a tutti quanti serenità, salute, sia fisica che economica. Vi auguro ogni bene e spero che state bene, così come tutti i vostri cari e tutto il team di Money Farm e i loro familiari.